Ore 21, benvenuti ad un nuovo numero di replay dallo studio centrale di TV6. Siamo alle battute finali di questa stagione televisiva. Lunedì prossimo l'ultimo numero, poi ci saranno i campionati europei di calcio e riprenderemo con le nostre trasmissioni a fine agosto. C'è tanto movimento intorno al Pescara, rivoluzione doveva essere e rivoluzione sarà. Cambierà l'organigramma tecnico, non resterà l'allenatore Grassadonia, non resteranno i due direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, si parla già dei sostituti, non è ufficiale, ma il nuovo direttore sportivo del Pescara potrebbe essere Pietro Fusco. Sulla panchina bianco-azzurra invece potrebbe sedere Gaetano Auteri. In serata si è dimesso l'intero staff sanitario del Pescara con in testa il professor Vincenzo Salini. Sono tanti gli argomenti perché poi la rivoluzione ovviamente comprende anche la squadra, tanti giocatori in partenza, anche se qualche senatore di troppo potrebbe restare in casa bianco-azzurra. Saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Ecco, poi ti chiederò delle notizie dettagliate, soprattutto su Fusco e su Auteri. Certo. Ripeto, la notizia non è ufficiale perché soltanto a fine settimana potrebbero esserci le prime notizie ufficiali della società Adriatico. Un saluto anche a Maurizio Daguin in regia. Vado a salutare i primi amici collegati, ecco, vedo in piattaforma a seguire da sinistra il collega Paolo Renzetti. Buonasera Paolo, ben ritrovato. Buonasera Enrico, grazie. Al centro abbiamo grazie. Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Al suo fianco il nostro baffo Totò De Leonardis, buonasera Totò. Ritrovo buonasera, con piacere l'agente FIFA Alessandro Alberti, buonasera. Buonasera, ben visti, piacere di rivedervi. Poi c'è il nostro tutti. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo, ovviamente si alterneranno altri ospiti nel corso della trasmissione. Allora, diciamo subito che il presidente Sebastiani sta allestendo dunque la nuova squadra, si è sempre parlato di rivoluzione dopo la bruciante retrocessione e rivoluzione sarà. Il presidente Sebastiani, che ha ottimi rapporti con il presidente del Benevento Vigorito, ha instaurato una sinergia con il club campano. Poi ci sono stati tanti movimenti, si parla anche di un probabile ingresso in società di un nuovo imprenditore che dovrebbe acquisire il 20%, sono circolate tante voci, tra le quali anche quella del sudcoreano Kim Dae-jung, ma sembra una voce non fondata. E invece per quanto riguarda gli orientamenti sulla panchina e sulla scrivania, i nomi sono quelli, i nomi più gettonati, quasi ufficiali, sono quelli di Pietro Fusco, ex direttore sportivo della Samnitese e dello Spezia, e di Gaetano Auteri, che quest'anno ha guidato il Bari. E poi in serata è arrivata questa notizia, come un fulmine a ciel sereno, delle dimissioni del professor Vincenzo Salini e dell'intero staff sanitario. E più tardi seguiremo anche qualche brano di un'intervista che il professor Salini ha rilasciato al portale forzapescara.com. Allora, tante voci, tanti movimenti, ovviamente ci si prepara a questo campionato nuovo di Serie C e vorrei iniziare con la notizia del giorno che riguarda anche la Lega, Andrea, la Lega di Serie C. Stamane si è riunito il consiglio direttivo. Andrea, ecco, di cosa si è parlato? Beh, si è stabilito il criterio per la composizione dei gironi, poi chiaramente bisognerà aspettare la tempistica dovuta e i gironi ufficialmente li conosceremo a luglio, quando poi si conoscerà anche la rosa definitiva delle squadre che parteciperanno. Però oggi il Consiglio direttivo ha stabilito che i gironi saranno composti con un girone nord, presumibilmente il girone A, il girone del centro Italia, il girone B e poi il girone C del sud Italia. Questa sarà la composizione. Alla base di questa decisione, ha fatto sapere la Lega Pro in una nota, una decisione che è stata votata all'unanimità, la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal coronavirus, sto leggendo in questo caso proprio la nota ufficiale, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. Ecco, si potrebbe pensare di primo acchito che il Pescara in questo caso venga inserito nel girone B, però in realtà
facendo una sommaria disposizione delle squadre, in attesa anche che i playoff di Serie C dicano chi sarà la quarta e ultima promossa in Serie B, non è così scontato. Il Pescara balla ancora tra il girone B e il girone C e probabilmente se ne saprà di più dopo il verdetto dei playoff di Serie C. A te, Enrico. Sì, andiamo a sentire intanto le prime impressioni su queste notizie che ormai sembrano quasi ufficiali, ma non è stato ancora diramato nessun comunicato da parte della società biancoazzurra su questo nuovo direttore sportivo Pietro Fusco e sul nuovo allenatore Gaetano Auteri. Vorrei sentire subito Alessandro Alberti, queste notizie ti sorprendono? Sono elementi che potrebbero fare al caso del Pescara o non so se voi avete anche altre informazioni, perché in questi giorni ovviamente tutti possono buttare dei nomi, possono lanciare varie soluzioni, poi alla fin fine bisogna sempre aspettare il comunicato ufficiale del Pescara. Alessandro. Sì, sono come sempre succede, da quando è finito il campionato c'è la girandola dei nomi che appaiono sui giornali che coinvolgono direttori ed allenatori. I profili che hai citato te potrebbero essere consoni alle esigenze del Pescara, perché hanno già fatto la categoria, conoscono ovviamente il girone C della Serie C, quindi penso che possano essere idonei alla causa del Pescara. Francamente ciò che mi sorprende, l'ho preso solo da te, mi sorprende molto il fatto che si sia dimesso il medico sociale, che comunque è una figura di spicco nell'intero Abruzzo. Però se la rivoluzione deve coinvolgere il Pescara, probabilmente è una rivoluzione che parte dall'area tecnica, quella sanitaria. Vedremo, perché poi parliamo di illazioni e ci sarà a breve credo anche una dichiarazione della proprietà per mettere a tacere tutta la girandola di voce, soprattutto per farci comprendere il quadro definitivo, comunque di partenza. Totò, sono notizie che ti sorprendono? Pensavi che la rivoluzione coinvolgesse un po' tutti i settori? Ma questo sì, oramai era nell'aria. L'unica cosa non andrei a andare dentro la notizia, nel senso che sono appunto comunque persone, personaggi che vanno visti nel quadro di quella che sarà la nuova squadra, quindi credo che la cosa più importante sia capire, ma lo capiremo solo strada facendo, qual è l'orientamento della società per rifondare questa squadra. Quindi al di là credo che non ci siano i nomi che vengono fatti, non è che siano di per sé stesse una garanzia su quello che potrebbe essere il nuovo Pescara. È chiaro che tra l'altro il Presidente non ha più parlato dall'inizio e dalla fine del campionato, capire che tipo di squadra si vuole ricostruire, tra l'altro un campionato nuovo, un campionato del tutto diverso, questa deve essere veramente una rifondazione, ma anche sulla gestione della squadra dopo insomma aver fatto anni in un certo modo, puntando appunto soprattutto su magari su prestito oppure acquisti da società, soprattutto Primavera, perché questo è stato il movimento maggiore, e credo che questo non possa essere la chiave per rifondare una squadra che si deve affrontare la Serie C. Si tratta veramente di trovare un altro modo di assemblare la squadra, e questa è una curiosità che credo che ci porteremo dietro fino al mercato, perché al di là di quelle che saranno le figure che dovranno gestirle, perché comunque non è che possiamo conoscere per come lavorano, per quello che possono fare, insomma, certo sono nomi, per il momento sono nomi, così come avviene del resto sempre in questo periodo, però la mia curiosità credo che vada soprattutto su quello che dovrà essere questo rinnovamento, questo cambiamento di passo, adesso si usa in questo momento, della società per un campionato del tutto diverso da quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni. Francesco, allora, abbiamo spesso parlato nelle precedenti trasmissioni di un rinnovamento, e credo che ci sia, partendo proprio
dallo staff tecnico, anche se il tecnico Grassadonia sta ancora lavorando gli ultimi giorni al Poggio, Repetto e Bocchetti sono ancora presenti, ma non ci sarà futuro per loro. Che ne pensi? Beh, ovviamente diciamo che la testa tecnica della squadra, le teste pensanti, l'allenatore e il direttore sportivo saranno nuovi, e quindi già questo è un primo segnale di cambiamento importante. La prima riflessione che faccio è che eventuali senatori confermati che resteranno, questa volta se la vedranno con un allenatore come Auteri, allenatore esperto e abituato, tra l'altro, al confronto chiaro e duro con i giocatori, perché Zauri era la prima esperienza, le Grottaglie è la stessa cosa, Grassadonia quest'anno, all'inizio, insomma, credo che sia, se saranno Fusco e Auteri, due figure che offrono le migliori garanzie. Di Auteri a livello di Serie C tutti ne hanno parlato sempre bene, anche di un carattere abbastanza duro, quello che serve in determinate situazioni. Poi allena da una vita, quindi ha dimostrato sul campo, lasciamo perdere quest'anno il Bari, che poi tra l'altro con lui magari tutto l'anno avrebbe fatto un altro campionato e sarebbe arrivato in una posizione migliore ai playoff. Anche quest'anno tutto sommato non è che sia andato male. Fusco ha lavorato alla San Benedettese in una situazione societaria ed economica, verrebbe da dire, disastrosa, poi per come è finita l'avventura della San Benedettese con il fallimento. E quindi, ripeto, per quello che hanno fatto sin qui, sono due figure che portano a un piccolo ottimismo, ecco, diciamo così. Ecco, precisiamo un aspetto molto importante, perché la nostra redazione oggi ha lavorato molto, perché è vero che sono nomi già usciti sui giornali, uno potrebbe dire, vabbè, si sono fatti tanti nomi, quindi perché ora state dicendo Fusco o Teri? Anzi, il probabile arrivo di Fusco era legato al nome anche di Montero, con il quale aveva lavorato a San Benedetto. Però la società sembra aver deciso, proprio in virtù di una nuova strategia con la società del Benevento, di puntare su questa nuova coppia. E prima di sentire gli altri amici, vorrei che Andrea Costantini e ci ripilogasse un po' il profilo di questo allenatore di Gaetano Auteri, che è uno dei più esperti della categoria. Andrea. Sì, sessantenne, originario della provincia di Siracusa. Abbiamo intanto uno screen che ci dice quelli che sono stati i campionati vinti nella carriera molto lunga di Gaetano Auteri. Ecco qui, due campionati di Serie D, il primo nel 99-2000 con Ligia Virtus e l'altro nel campionato nella stagione 2008-2009 a Siracusa, nella sua Siracusa. Questi sono campionati di Serie D. Ha vinto a suon di gol il campionato di C2 2005-2006 con il Gallipoli e poi i successi più recenti, anche più prestigiosi, perché ha vinto due campionati di C1, il primo con la Nocerina, stagione 2010-2011, c'erano vecchie conoscenze del Pescara, perché il difensore di quella Nocerina, uno di quei difensori era Marco Pomante e uno dei centrocampisti era Alessandro Bruno. Stagione 10-11, quella successiva in Serie B, la Nocerina sarebbe retrocessa, ricorderete anche l'ultima giornata di campionato col Pescara che vinse il gol di Maniero e prese il primo posto in quella magica stagione con Zeman. Poi l'altra vittoria al Benevento, stagione 2015-2016, per la prima volta Benevento promosso in Serie B con Gaetano Auteri in panchina, anche lì c'erano vecchie conoscenze del Pescara come l'ex difensore Tiziano Mucciante e l'ex centrocampista Lorenzo Del Pinto. Nelle ultime stagioni è stato a Matera, un terzo posto e poi un dodicesimo posto, ma con una crisi societaria. È stato a Catanzaro, dove ha collezionato un piazzamento playoff importante, terzo posto e poi eliminazione da parte della Feral Pisalò. Lo scorso anno, corsi e ricorsi, davvero incredibile, Auteri ha iniziato sempre col Catanzaro, è stato esonerato a ottobre, al suo posto chi venne? Gianluca Grassadonia, che
fu allenatore del Catanzaro per circa 3 mesi e mezzo, poi sconfitta a Teramo 1-0, Grassadonia esonerato, richiamato Gaetano Auteri, che avrebbe eliminato il Teramo nei playoff, sarebbe uscito nel turno dopo sempre per mano della Feral Pisalò, che quest'anno ha eliminato il Bari di Auteri, sempre nel campionato di Serie C, Girone C, una stagione contraddittoria, iniziata discretamente bene, poi l'esonero, l'avvento di Carrera, richiamato Auteri, ma la squadra si era sfaldata, scesa al quarto posto e poi l'eliminazione sempre per mano della Feral Pisalò. Chiudo Enrico dicendo che Auteri passa per essere un mago, tra virgolette, del 3-4-3, è molto legato a questo modulo, lo ha praticato praticamente in tutte le squadre dove è stato, specie negli ultimi tempi, e anche con la Nocerina, con cui ottenne quel grande traguardo, lui praticava il 3-4-3. Vorrei chiedere ad Alessandro Alberti, grazie Andrea per questo profilo ben dettagliato. Alessandro Alberti, ecco, in Serie C, in Lega Pro, quale profilo di allenatore serve? Cioè un tecnico esperto, un tecnico che ovviamente conosce la categoria, un tecnico emergente con idee nuove? Allora, il discorso, il girone C, a mio avviso, impone la scelta di un allenatore comunque che conosce la categoria, determinate problematiche, determinate dinamiche. Sotto questo aspetto sono favorevole. Non disdegnare anche un emergente non sarebbe un'idea da buttare via, però il problema di fondo è che se dovessi poi scegliere qualche tecnico così alle prime armi, la cosa fondamentale, a mio modesto parere, è quello di proteggerlo. Credo che, considerata la situazione ambientale che si sta vivendo a Pescara, la scelta di un tecnico già navigato rassereni la proprietà, perché è indubbiamente, oggi come oggi, la situazione di Pescara è una situazione da dover ricostruire, e credo che la scelta di un allenatore che ha già parecchi campionati alle spalle possa essere assolutamente consona allo stato attuale del Pescara. Ecco, non ci sono più i maghi della Serie C, non c'è più il Tom Rosati di una volta, vero Totò? Si andava un po' sul sicuro quando si prendevano questi tecnici esperti che si facevano rispettare, soprattutto negli spogliatoi. Ecco, tu sei orientato più, un po' la stessa domanda fatta ad Alessandro, per un tecnico che conosce già la categoria oppure per un emergente? Ma io sono per un tecnico che abbia la capacità di gestire assieme alla società la ricostruzione, voglio dire che abbia questa capacità. Non credo che si possa dare un voto, un punto. Auteri non lo conosco, leggiamo le statistiche, ma non so quale sia, che tipo di allenatore sia, cioè per capire quello che può servire. Quando si dice il tecnico navigato, credo che quella resta sempre la medicina migliore. Attualmente in giro credo che sia rimasto solo Braglia, che sotto questo aspetto è un allenatore di quel tipo, che è capace di avere idee chiare in partenza al momento di costruire la squadra e poi di portarla avanti. Per il resto, appunto, non capisco quale può essere la costruzione di questa squadra, quale sia la forza soprattutto di tecnico e direttore sportivo per gestire il budget che garantirà la società, perché questa dovrebbe essere la linea e non viceversa, voglio dire, questa la credo che sia, dovrebbe essere la novità più importante, la capacità di avere le idee chiare su che tipo di squadra si vuole fare e come portarla avanti, insomma. Da Paolo e Riccardo, come mai secondo voi la società aveva fatto intendere inizialmente di voler puntare ancora su Grassadonia e poi ha virato su altre soluzioni? Noi questa sera stiamo dando la notizia di Auteri, che non è ufficiale, quindi vedremo poi a fine settimana quale sarà il nome del nuovo allenatore. Però vorrei capire perché c'è stata questa modifica progettuale. Ecco, partiamo da Paolo e poi Riccardo. Paolo. Probabilmente perché si è detto più volte che bisognava ripartire da zero, bisognava
fare un repulisti generale, probabilmente poi confermare l'allenatore con cui questa squadra è retrocesso non era proprio il massimo, cioè non era una cosa coerente, non sarebbe una decisione coerente dopo che tutti dicono, tutti avevano detto in società, il presidente attraverso qualche dichiarazione più, diciamo, più datata, ma soprattutto anche il direttore sportivo Bocchetti, che bisognava ripartire da zero, e ripartire da zero significa cambiare tutto, riconfermare l'allenatore che comunque secondo me ha fatto anche vedere delle buone cose a Pescara, non sarebbe stato un bel segnale. Poi è chiaro che c'erano stati questi incontri, queste cene tra Grassadonia e Sebastiani, però poi ufficialmente, diciamo, non era stato detto niente di certo sull'eventuale riconferma di Grassadonia. Io credo però, Enrico, che al di là dei nomi, sicuramente quello di Auteri soprattutto, ma anche quello di Fusco sono diciamo nomi autorevoli, io credo che la società debba fare anche un po' di chiarezza e dire e parlare di programmazione e di programmi, perché negli ultimi anni purtroppo abbiamo sempre detto Pescara che parte a fari spenti, si parte a fari spenti e poi si vedrà che succede e poi si vedrà come si metteranno le cose. Io credo che mai come quest'anno ci debba essere un po' di chiarezza, ci debba essere un po' diciamo, ci debbano essere delle idee chiare in partenza, perché la prossima stagione sarà veramente una stagione da anno zero per il Pescara, perché si riparte dalla Serie C dopo quasi 12 anni e si ripartirà in un ambiente che deve essere ricostruito, e quindi credo che da questo punto di vista, se Gaetano Auteri sarà l'allenatore del Pescara, io credo che questa sia una scelta improntata anche a portare a Pescara un allenatore esperto, un allenatore di personalità, perché il prossimo anno si dovrà lavorare in un certo modo dopo due stagioni molto molto negative, e credo che la scelta dell'allenatore non potrà assolutamente essere sbagliata, perché nelle ultime due stagioni, in due anni, Pescara ha cambiato 6 allenatori. Se questo non è un record, poco ci manca, e quindi credo che mai come questa volta bisognerà ponderare bene la scelta, e quella di Auteri potrebbe essere una scelta importante per un discorso di ricostruzione che deve essere ovviamente a 360 gradi. Se si dice che occorre un repulisti, è chiaro che bisogna ricominciare da zero. Vorrei sentire anche Riccardo. Ma credo che il nome del mister sia legato molto alla conferma o no del direttore sportivo Bocchetti, erano molto legati, è stato il Bocchetti a portare Grassadonia, e quindi probabilmente nella pulizia della pulizia in senso sempre intento bonario chiaramente dei direttori sportivi paghi anche il mister, che onestamente a me, per quello che ho potuto vedere, non è dispiaciuto né nei rapporti con quei giocatori né per quello che ha espresso, ha fatto vedere in campo. Grassadonia onestamente per me era un buon allenatore, secondo me in C avrebbe fatto bene, è un allenatore che stimavo, devo dire la verità, a me piaceva. E la scelta di questo allenatore sicuramente è un allenatore di esperienza, di categoria. Totò ha detto bene, non lo conosciamo, però leggiamo i numeri di quest'uomo, che è un allenatore che ha fatto questa categoria per tanti anni, ha vinto anche in due occasioni o in tre occasioni, ha vinto anche dei campionati. Però devo dirti che avevamo anche un'altra opzione, che era quella probabilmente che non credo sia accantonata, quella di Iervese, che è vero che è un profeta in patria, però è un allenatore che ha dimostrato di avere grandi doti, era un'emergenza e forse la C poteva essere un campionato di rilancio anche per lui. Per quanto riguarda i giocatori, questo grande dopo ne parliamo di giocatori, dopo ne parliamo. Vorrei tornare ad Alessandro Alberti. Avrebbe meritato, secondo il tuo punto di vista, un'altra chance Grassadonia, Alessandro? Sì, io avrei visto di buon grado la conferma di Gianluca Grassadonia. Non mi sarei preoccupato del fatto che era l'allenatore che poi aveva messo la firma finale sulla retrocessione del Pescara, perché comunque sì, era un allenatore che comunque aveva cominciato a lavorare su un gruppo, anche se credo che poi venga probabilmente sfaldato, perché Pescara si chiede a furor di popolo
che venga fatto un repulisti generale. Mi dispiace umanamente perché per quello che ha fatto vedere, che credo che nella panchina del Pescara ci sarebbe potuto stare serenamente, quindi sotto profilo umano mi dispiace, però queste sono le dinamiche del calcio. Avete fatto rilevare che lui era legato moltissimo a Bocchetti, io però non trovo questo grande nesso tra Bocchetti e Grassedoni, anche se hanno lavorato tanto tempo assieme. Mi dispiace per Gianluca, perché si sarebbe potuto comunque rilanciare. Certo, un allenatore dovrà sedere sulla panchina del Pescara, anche come dice Riccardo, anche io pensavo che potesse essere, visto che è stata data tutto sommato l'opportunità a tutti la volta di Gigino Iervese, però come ho detto nel primo intervento, chi si siederà sulla panchina del Pescara comunque sia dovrà essere protetto in primis dalla società, bisogna dare forza. Ecco, però non ho capito se siete d'accordo sulla rivoluzione, perché molti... Sì, io sicuramente sì. Ecco, io sulla rivoluzione dei giocatori, anche io, sì, forse due anni fa. Però siccome ho sempre considerato gli allenatori gli ultimi delle vittime, voglio dire, quando a mio avviso le responsabilità non era di chi governava l'area tecnica, ossia l'allenatore, sul discorso della rivoluzione sì, ti ripeto, l'allenatore poteva anche starci che fosse confermato, però adesso non credo che questo abbia una grande valenza. Enrico, credo che l'aspetto peculiare di Pescara, come ha detto correttamente Antonio De Leonardis, che ha evidenziato un aspetto significativo che è fondamentale, è che ci sia equilibrio, che ci sia rispetto dei ruoli, perché è dalle fondamenta che poi no, dipende dal programma, di quale ma anche dal programma, però il programma, Enrico, tu puoi raggiungerlo, così come potresti anche trovare delle difficoltà, perché avere delle difficoltà è umano e il calcio vive anche di difficoltà. Ecco perché ti dico, ci vuole una solidità chiara e bisogna che ci siano dei ruoli che ognuno rispetti e che non ci siano ingerenze come ce ne sono state troppe in passato. Questo secondo me è il criterio su cui si deve fondare il rilancio del Pescara. E non sarà dico, sì? Posso... 5 secondi. Sì, poi sentiamo Francesco. E poi giusto, a mio avviso, la rivoluzione, cominciando dall'allenatore, con tutto il rispetto per Grassadonia, che ha fatto quello che poteva fare in un terremoto dove era facile perire, e anche con il nuovo direttore sportivo. E poi tutto sta a chi sceglierà i giocatori. Se i giocatori saranno scelti dall'allenatore e dal direttore sportivo, sentendosi ovviamente con il presidente, che comincia ad avere un'esperienza e conoscenza vasta nel mondo del calcio, va bene. Se poi mentre i giocatori continueranno ad arrivare, tanto per essere chiari, su suggerimenti di determinati procuratori, arriveranno giocatori reduci da infortuni, giocatori che negli ultimi due anni hanno giocato 5 partite, quell'altro da recuperare, quell'altro 8 mesi che non gioca, soliti discorsi che abbiamo più fatto. Magro si okay. Riparte male. Totò, e poi andiamo in pubblicità perché avremo un altro collegamento. Totò, prego. Totò, ci sei? Nessuno di voi, insomma, conosce, no? Al di là delle statistiche. A me la riflessione che faccio è diversa. Cioè, secondo me il Pescara negli ultimi 10 anni l'ha avuto la soluzione, soprattutto per quel che riguarda il direttore sportivo. E parlo di Giorgio Repetto. Ragazzi, cioè le stagioni migliori che ha avuto il Pescara sono state quelle in cui Giorgio ha lavorato nella maniera giusta, ha avuto la possibilità di lavorare nella maniera giusta, cosa che non è successo nelle ultime due o tre stagioni, perché è inutile che rifaccio l'elenco di quello che è stato il suo lavoro, da Melchiorri alla Padula a Torreira, voglio dire, per quello che è stato proprio un lavoro, perché è uno competente che conosciamo, voglio dire. Io credo che lì andava fatta una riflessione, non so, cioè non è che si tratta di fare la rivoluzione significa buttare via
buttare via tutto. A mio avviso questo può essere un primo errore, secondo me. Bisogna valutare quello che bisogna fare e poi capire appunto quale sarà, e questa è la chiave, quale sarà il peso di direttore sportivo e allenatore nella costruzione di questa squadra. È la cosa che è mancata nelle ultime due stagioni. Il problema vero è stato questo, è inutile che ci nascondiamo al di là di tutto. Quindi resto un po' perplesso. Questa cosa, a mio avviso, poi è chiaro che io non faccio il dirigente, per cui non voglio né imporre né dare suggerimenti di questo tipo. Quello che penso io, esprimo il mio pensiero, così come un altro pensiero che esprimo è quello che sento dire di questa collaborazione col Benevento. Che significa? Significa quello che è successo l'anno scorso, cioè di portare a Pescara dei giocatori fermi da 6 mesi, da 8 mesi, da 10 mesi, come è successo insomma da Antea a volte, come era successo prima a Basit, che non abbiamo mai visto. È una cosa che mi lascia perplesso. Poi è chiaro che al calcio le cose possono cambiare. In questo momento la mia idea è proprio questa, che resto molto perplesso su quello che si vuole fare per cambiare passo a questa storia. Bene, allora ci fermiamo qualche minuto, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:36 minuti. Allora, prima Andrea Costantini ci ha fatto il profilo di Gaetano Auteri, ora il profilo di Pietro Fusco, che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo. Andrea. Sì. Intanto Pietro Fusco ha già giocato in Abruzzo, in particolare ha indossato la maglia del Pescara, è successo nella stagione 2004-2005, 32 presenze con l'allora Pescara guidato da Gianni Simonelli, ma Pietro Fusco è stato anche uno degli artefici dell'ascesa del Castel di Sangro, il Castel di Sangro dei Miracoli, ha giocato lì dal 92 al 97 e prima ancora dall'89 al 92 è stato difensore del Lanciano. La sua carriera dirigenziale è iniziata alla Spezia, dove ha praticamente finito di giocare ed è stato innanzitutto il vice della prima squadra, vice di Attilio Lombardo, e per un piccolo periodo di tempo è stato anche allenatore al posto di Lombardo. Poi ha iniziato il suo percorso, allenatore della Berretti, allenatore della Primavera, e poi dal dicembre 2012 fino al 2015 è stato responsabile dell'intero settore giovanile dello Spezia. Poi un'ulteriore promozione, dal 2015 al 2017 Pietro Fusco è stato il coordinatore dell'intera area tecnica dello Spezia. Dopodiché le strade si sono separate e l'avventura successiva di Pietro Fusco è stata alla San Benedettese. È arrivato nell'ottobre 2018 sotto la gestione del presidente Fedeli, è rimasto anche con il cambio di proprietà da Fedeli a Serafino, ha avuto il rinnovo del contratto alla fine della scorsa stagione, un rinnovo fino al giugno 2022, ma la sua avventura a San Benedetto è stata bruscamente interrotta nel gennaio del 2021, pochi mesi fa, quando è stato esonerato dal presidente Serafino al pari del direttore tecnico Colantuono. Quindi al momento Fusco ha ancora un anno di contratto con la San Benedettese, ma a breve potrebbe liberarsi e diventare il nuovo DS del Pescara. Ecco, i nomi di Pescara e San Benedettese sono stati spesso associati negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Sia per quanto riguarda Fusco, si è parlato anche di Montero sulla panchina del Pescara, invece da oggi Auteri può considerarsi, ripetiamo, non in maniera ufficiale il nuovo allenatore, e poi nei giorni scorsi si è parlato anche di un sudcoreano, Kim Dae-jung, che stava per acquistare la San Benedettese. Ma per saperne di più dei fatti in casa marchigiana della San Benedettese, non potevamo non chiedere al collega che in queste ore si sta occupando di ben altro, di un fatto molto più importante, perché si trova a Stresa per la tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Mi riferisco al collega di Mediaset, Remo Croci. Buonasera Remo, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti rubiamo solo qualche minuto perché sappiamo che hai tantissimi impegni per questa tragedia e quindi il calcio ovviamente passa in ultimo piano. Remo, ecco, allora, intanto la San Benedettese credo che abbia risolto il problema societario in settimane, e questo è già un fatto positivo, no? Sì, buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ospiti, vedo come sempre visi conosciuti e amici. Io allora mi sono occupato, sono tornato ad occuparmi della San Benedettese nel momento in cui c'è stata così la procedura dell'esercizio provvisorio, che era un po' l'anticipo dell'asta fallimentare, e quindi ho ripercorso un po' la storia dell'ultima stagione e sinceramente non pensavo davvero che fosse così ricca di spunti per scrivere. Addirittura ad un certo punto ho pensato che valesse la pena scrivere un book, un libro, un momento di lunga riflessione, perché quello che è accaduto alla San Benedettese nell'ultima stagione ha davvero dell'incredibile. E allora mi sono appassionato, avendo avuto in quel periodo del tempo libero, ho seguito queste vicende attraverso i social ogni sera a mezzanotte dintorni, un po' così raccontavo tutto quello che era accaduto in precedenza, svelando anche alcuni cosiddetti angoli bui, misteri di quella gestione, e poi per arrivare alla conclusione, come hai detto, dell'ultimo atto, quando la San Benedettese è stata giudicata il titolo sportivo dall'imprenditore romano Renzi, che ha battuto. Ci parli di questo sudcoreano Kim Dae-jung?
Ma guarda, io ho avuto un'occasione per una videochiamata in una sorta di videoconferenza come stiamo facendo questa sera, perché fui invitato a partecipare perché mi si chiedeva di dare il mio lascia passare, come se io rappresentassi chissà cosa, per la nomina di un giovane imprenditore di Villa Rosa nel ruolo di portavoce di questo gruppo guidato dall'imprenditore coreano, al che accettai, ma non perché io dovessi sancire appunto questo incarico, ma perché era l'occasione per poter così parlare proprio con l'imprenditore Kim e chiedergli, fargli da giornalista alcune domande. Ma in quella videoconferenza era presente il suo factotum, Roger Ludwig, che in pratica impediva a Kim di rispondere alle mie domande, che io gentilmente ringraziai per la partecipazione e l'invito, ma non potendo fare le domande, insomma, chiesi gentilmente di essere estromesso da quella videoconferenza, perché insomma era inutile che stessi lì a cosa rappresentare, non so bene in che ruolo, sono un giornalista. Quindi non si è capito però da dove arrivava e chi lo portava, o perlomeno si è capito chi lo portava, però non era molto interessato. Di Kim, te la riassumo, cerco di essere molto veloce, è così che nasce da questo rapporto con l'italo-argentino Serafino per quanto riguarda il Bangor, una squadra gallese, e loro hanno una gestione di questa società di calcio. Al termine della stessa decidono di investire, su proposta di Serafino, appunto nel calcio italiano. Avevano, diciamo così, guardato un po' in giro, poi la San Benedettese insomma in quel momento rappresentava la possibilità di essere acquistata, perché Franco Fedeli, il patron della San Benedettese, aveva messo in vendita il titolo. Acquistata la San Benedettese, hanno iniziato questa gestione, una gestione che contava su una liquidità molto importante, perché poi nella società di controllo, la Sudaires, è confluito molto denaro, parlano le cifre di quasi 3 milioni di euro, e quindi questa società di raccordo sulla San Benedettese aveva in percentuale 70% Serafino e il 30% Kim, e questa è sembrata la prima anomalia nel momento in cui Kim immetteva del denaro in una quantità superiore, avere la minoranza, insomma, era una contraddizione. Poi nel corso di questi mesi, di queste settimane, Kim ha fatto sapere che lui invece era il proprietario, perché esisteva una scrittura privata con atto depositato in uno studio notarile in Florida, dove Kim era il proprietario della San Benedettese rispetto appunto a Serafino. Ma la domanda che diciamo un po' tutti ci siamo chiesti è che a quel punto Kim ha fatto fallire la San Benedettese, perché non ha, diciamo così, pagato le 200.000 euro che era la somma che serviva per evitare il fallimento, ma era disposto a partecipare all'asta e aumentare ovviamente la spesa, perché il titolo sportivo era stato fissato a 400.000 euro, quindi un titolo che già era di suo possesso, lui lo andava a riacquistare ad un'asta fallimentare a 400.000 euro, anzi poi che è arrivato anche a fare. Insomma, molto colore, mi sembra di capire, no? Per fortuna che non se ne è fatto nulla né a Sameto né a Pescara. Invece Remo, Pietro Fusco, è un nome che conosci bene, Pietro Fusco sarà il nuovo direttore sportivo del Pescara, manca solo l'ufficialità. Qual è il tuo parere? Ah, Pietro Fusco ha lavorato molto bene a San Benedetto, poi ovviamente nella gestione di Serafino un po' tutti insomma hanno avuto dei problemi, perché la gestione tecnica aveva subito purtroppo delle intromissioni. All'inizio Fusco con Montero non erano, diciamo così, nelle grazie del presidente, che aveva manifestato il loro allontanamento, ma dopo la partita di Padova dei playoff
Arrivò invece la riconferma di entrambi con un contratto biennale, quindi insomma capisci che era un po' destabilizzante questa situazione. La campagna acquisti era in pratica dettata dal presidente, che si è avvalso anche di intermediari, anche argentini. Sono arrivati dei calciatori proprio dall'Argentina, ovviamente sul valore non credo elevatissimo, ad eccezione di Botta, però per il resto insomma la San Benedettese non aveva un organico competitivo, quindi, e fra l'altro aveva invece dei contratti molto onerosi. Pietro Fusco credo che non potesse far diversamente, anzi ha cercato, per quello che so io, insieme a Stefano Colantuono, di poter come dire recuperare una situazione che già a dicembre era molto ben delineata in maniera negativa, e quindi poi c'è stata la decisione del presidente di allontanarli. È un profilo secondo te utile, che può far bene al Pescara? Lui ha lavorato anche alla Spezia, quindi ha esperienza. È sicuramente un professionista, conosce la categoria, conosce insomma un esperto, e quindi bisognerà sempre vedere in che termini i programmi. Dire, è messo nella condizione di poter operare, qual è il budget a disposizione, e poi insomma ecco l'obiettivo che si prefigge una società. Ma sulle qualità, diciamo così, di conoscenza del calcio, Pietro Fusco per la categoria e anche oltre, credo che insomma meriti sicuramente questa chance. Remo, l'ultima domanda e poi ti lasciamo. Su Auteri, eventualmente cosa ti senti di dire, perché si era parlato di Montero in coppia con Fusco, invece quasi sicuramente sarà Auteri il nuovo allenatore del Pescara. Ma Auteri insomma ha un curriculum che parla da tempo. Diciamo che la parentesi di Bari non è andata come credo fossero nelle aspettative, però sul valore tecnico di Auteri non credo che si possa discutere. È un allenatore che ha una mentalità vincente, le sue squadre raggiungono spesso gli obiettivi, ma anche qui è sempre delineato il profilo di cosa vuol raggiungere una società. Certo, l'ingaggio di Auteri sta a significare che il Pescara, nel caso specifico, ha almeno sulla carta le intenzioni di poter recitare un ruolo di primo piano, altrimenti Auteri non credo che potesse accettare in un programma così un po' ridotto, no? Certo. Bene Remo, noi ti lasciamo al tuo lavoro sicuramente più impegnativo per questa tragedia della funivia Stresa Mottarone, ti seguiremo su Mediaset, grazie per averci dato il tuo contributo, ti mando il saluto da parte di tutti gli amici. Grazie sempre, e salutare Totò, Di Francesco, poi non so, altri non vedo nel riquadro, però insomma Alessandro tutti. Alberti, Riccardo Clinco e Paolo Renzi. Ciao Remo! Tutti. Ciao, spero di vedervi presto e giocheremo il derby, Enrico, giusto? Certo, questa è la cosa bella, che ci ritroviamo sul campo. Grazie Remo, grazie. Ciao, buona serata. Abbiamo detto in apertura anche l'altra notizia, si è dimesso il professor Vincenzo Salini, tutto lo staff sanitario della Pescara. Ecco cosa ha detto, una piccola fase dell'intervista rilasciata al portale forzapescara.com, il professor Salini. Ma innanzitutto saluto tutti i tifosi, perché comunque dopo 21 anni la maglia del Pescara e la squadra del Pescara la sento addosso, ho vissuto tante esperienze positive, bellissime, e tante delusioni allo stesso tempo grandi. La nostra uscita di scena in realtà non è un segnale, è normale che qualcosa è cambiato, perché con la perdita del collega Ernesto Sabatini e con il pensionamento di Claudio D'Arcangelo, il nucleo storico con il quale ho sempre lavorato e con il quale mi sono trovato sempre in sintonia è finito, e quindi forse era il caso di cambiare, di far entrare in società qualcuno che avesse una maggiore persone più giovani, con grande entusiasmo, con la voglia di fare, quell'entusiasmo che avevo io quando ho iniziato con il commendator Scibilli e poi con Antonio Riveri nel 1999. Quel caso Memusai che aveva portato alle dimissioni del medico, poi rientrate, questo è un segnale di malessere che comunque serpeggia già da un paio d'anni.
Ma il caso sì, è stato un caso che ha avuto la ribalta sui giornali, sicuramente ci sono state delle incomprensioni tra il calciatore, il presidente, il dottor Abbate, che come tutti sapete è una persona a me legata e che io ho introdotto nell'ambito del andrà via pure lui? Sì, anche il dottor Abbate andrà come via. Come andrà via il dottor Visci, quindi ha azzerato il lo staff dal punto di vista medico sì, però penso sia stata un'incomprensione che poi è rientrata, anche perché poi Menusciai l'ho sottoposto all'intervento chirurgico circa un mese e mezzo fa. Sicuramente quando la squadra naviga in brutte acque è una situazione molto, molto difficile nello spogliatoio e molto difficile fuori, e penso che forse, appunto, come dicevo prima, introdurre all'interno della società persone giovani che abbiano voglia di fare, che abbiano voglia di mettersi in mostra, che abbiano voglia di soffrire, perché dopo tanti anni penso sia giusto così. Vorrei sentire velocemente il parere dei nostri amici su quanto è accaduto anche in merito a questa decisione. Totò, vuoi commentare tu insieme a Alessandro Alberti? Totò. Ma guarda, a me insomma lascia perplesso, perché non stiamo parlando di una figura di secondo piano, stiamo parlando dell'elemento più importante sul campo sanitario per il Pescara, cioè il punto di riferimento che probabilmente ci invidiavano tante altre società. E quindi questo tirarsi fuori in questo momento, cioè non mi sembra una cosa positiva in prospettiva. Non si tratta di lasciare spazio ai giovani, insomma Salini è giovane, voglio dire, e tra l'altro l'esperienza è immensa, per cui insomma non la vedo come una notizia positiva questa. Sì, saranno bravi quelli che arriveranno, però insomma in questo momento di difficoltà rinunciare insomma a quello che è il tuo bomber, chiamiamolo così, in questo momento non lo capisco, insomma. Anche perché questa spero, da Alessandro Alberti, è una decisione sì, presa proprio dai rappresentanti dello staff certo, sanitario, non è che rientrava nella rivoluzione generale. Certo. No, Alessandro? Lui, sì, ma infatti prima, quando mi hai fatto la prima domanda, sì, ho detto che più che il ruolo del direttore e dell'allenatore mi ha colpito molto questa notizia del professor Salini, che è un fulmine a ciel sereno. Però anche perché se i giocatori devono pure interferire sul lavoro dei sanitari, oltre che sì, adesso tecnici, potrebbe essere anche questa, sì, però insomma lui comunque ha evidenziato che la perdita di Ernesto Sabatini, il fatto che anche Claudio D'Arcangelo è arrivato all'età della pensione, credo che abbia perso un po' i suoi punti di riferimento all'interno dello spogliatoio. Peraltro lui adesso lavora a Milano, quindi anche questa potrebbe essere una motivazione che lo ha spinto a questa scelta. Però siccome parliamo di un profilo veramente di spicco, non è detto che poi Vincenzo si possa comunque poi possa essere investito da qualche altro incarico di qualche altro club. Certo, su Pescara, per noi che conosciamo da una vita la realtà di Pescara, era comunque un caposaldo. Indubbiamente, come dice anche Antonio, indubbiamente la notizia di Vincenzo è quella che mi ha colpito in maniera un po' più forte rispetto al nome del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore. Riccardo, che vedo inquadrato, e Paolo Renzetti, ve l'aspettavate? Oppure che segnale è? Guarda, onestamente non me l'aspettavo, perché il medico, essendo quella figura che alla fine non è che c'entra molto, anche se è vero che ci sono state delle grandi critiche, soprattutto in questa stagione, per quegli infortuni che ci hanno coinvolto negli ultimi due o tre stagioni, con questi infortuni che riprendevano e dopo si infortunavano. Sempre con questi infortuni muscolari era stata messa un po' sotto esame la parte medica. Che io mi aspettassi questo, onestamente no, anche perché so che il professor Salini e il presidente sono amici da tantissimo tempo, da lunghissima data, e che c'è una grande stima reciproca, e quindi onestamente questa cosa mi coglie un po' di sorpresa. Paolo, e poi andiamo in pubblicità. Paolo Renzetti. Beh, non è un bel segnale, non è una bella notizia questa per il Pescara, è inutile girarci attorno, perché il professor Salini è un'eminenza nel campo ortopedico, da 21 anni nel Pescara, tra l'altro, correggetemi se sbaglio, ha anche un incarico
in seno alla federazione, nella commissione medica per il protocollo Covid. Insomma, è una notizia tra l'altro che arriva, l'abbiamo appresa proprio questa sera a Replay, davvero a ciel sereno, perché noi all'inizio di questo appuntamento televisivo dicevamo e parlavamo di Repulisti, ma ovviamente nessuno poteva immaginare che questo Repulisti involontariamente potesse riguardare anche il settore medico e sanitario. E poi dispiace anche per un altro motivo, perché pian piano da questa società stanno andando via tanti pescaresi. Insomma, negli anni si era lavorato per far tornare a lavorare, scusate il gioco di parole, nel Pescara tanti pescaresi, e ora pian piano tanti di questi stanno andando via. Non è un bel segnale. Ringraziamo il portale forzapescara.com, appunto, da dove abbiamo estrapolato questa intervista. Entrato in piattaforma intanto il direttore tecnico del settore giovanile del Pescara, Antonio Di Battista, che saluto. Buonasera Antonio, ben ritrovato, lo vediamo inquadrato. No, non c'è ancora. Tutti. Eccolo, sentiamo la voce. Mi senti, Enrico? Sì, sì, andiamo in pubblicità e poi correggeremo questo collegamento. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 22:03 minuti, sempre in diretta dallo studio centrale di TV6. Ripartiamo con qualche risultato, Andrea Costantini, riguardante soprattutto l'Under 21 e qualche panchina di oggi, nuova panchina in Serie B per chi? Sì, intanto in Serie B ci sono nuove panchine, un po' un valzer, perché nella Regina c'è l'avvento di Alfredo Aglietti, che ha firmato un contratto di 2 anni, quindi scadenza giugno 2023, prende il posto di Marco Baroni, che si ricolloca subito anche lui perché ha firmato con il Lecce, contratto di 1 anno con opzione per il secondo. Curiosamente entrambi tornano in luoghi dove hanno giocato quando erano appunto calciatori. Baroni ex calciatore del Lecce, ora allenatore, Aglietti è stato centravanti della Regina ed ora allenatore. Per quanto riguarda l'Under 21, è appena iniziato il secondo tempo dei quarti di finale, gara secca dell'Europeo di categoria, Portogallo avanti 2-1 sull'Italia, nell'Italia è titolare Raul Bellanova, ormai ex giocatore del Pescara, che ha anche mancato una importante opportunità, 2 gol per Dani Motacarvaio, l'attaccante portoghese del Monza, ha accorciato le distanze Pobega alla fine del primo tempo per l'Italia. A te. Bene, allora è collegato con noi il responsabile tecnico delle giovanili del Pescara, Antonio Di Battista, che saluto. Buonasera Antonio. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, in questa prima ora abbiamo parlato del nuovo programma della società biancoazzurra, abbiamo fatto i nomi di Fusco come direttore sportivo, di Auteri come allenatore e poi c'è questa notizia delle dimissioni dell'intero staff sanitario del Pescara. Prima di parlare del settore giovanile che ci ha regalato tante soddisfazioni, ecco, come sta valutando questo momento di riflessione della società e anche l'evolversi di tante poltrone, perché ovviamente noi abbiamo parlato di rivoluzione in generale. Ma sicuramente dopo una retrocessione in Lega Pro penso che il pensiero vada proprio a ripulire un po' quello che è stato negli ultimi 2 anni, perché se consideriamo la stagione precedente che ci siamo salvati, ma sul campo siamo retrocessi. Quest'anno la stessa cosa, penso che sia normale, alla luce di quello che è stato il risultato, fare un repulisti. Però io chiaramente mi occupo di settore giovanile, sicuramente chi si occuperà della prima squadra saprà dove intervenire e come intervenire, soprattutto il presidente, che conosce bene la situazione. Ecco, il Presidente non ha più rilasciato dichiarazioni negli ultimi 15 giorni, parlerà sicuramente quando le notizie saranno ufficiali, ma dai primi nomi ci sembra un progetto, almeno sulla carta, ambizioso. Beh, sicuramente. Auteri come allenatore, io non so poi se la scelta sarà quella di Auteri, leggevo anche di Montero. Di S. Pietro Fusco, sono tutti professionisti che hanno operato bene nelle società dove sono stati negli anni precedenti. Auteri addirittura ha vinto diversi campionati, però ripeto, insomma, io in questo momento potrei dire anche qualcosa di certo. No, le chiedo invece se è sorpreso da queste dimissioni dell'intero staff sanitario, compreso il professor Salini. Beh, questo sì, perché Vincenzo so che era legato all'ambiente del Pescara e al presidente in particolare, quindi non so cosa sia successo e quali siano le motivazioni che hanno poi determinato questo allontanamento, ecco. Ecco, invece il progetto che riguarda l'intero settore giovanile, dove lei e Geria ovviamente con compiti diversi siete responsabili, che ripercussioni potrebbe avere con la retrocessione della prima squadra, se ci dovessero essere delle ripercussioni? Sicuramente non avremo la pill che avevamo prima, perché i campionati sono diversi. Adesso aspetteremo impazienti il 9 giugno, dove dovrebbe esserci la fumata bianca, si spera, per poter partecipare al campionato di Primavera 1, perché secondo le notizie che arrivano, noi dovremmo fare il campionato di Primavera 1. Si spera che possa essere così, perché insomma sarebbe ingiusto farci partecipare al campionato di
di Lega Pro dopo aver vinto alla grande un campionato. Ecco, nell'ultimo weekend ricordiamo che la Primavera, nonostante una promozione acquisita sul campo, ha vinto anche a Lecce, che era un po' la diretta concorrente, ma non c'è stata storia in questa stagione. Numeri pazzeschi di gol realizzati, di gol subiti. E quindi le chiedo... Miglior attacco, miglior difesa, 7 punti di vantaggio sulla seconda, 15 punti sulle terze, e parliamo di società come Napoli, Entella, Spezia, che hanno sempre fatto bene a livello giovanile. Poi se consideriamo che... Questo gruppo è orfano di giocatori come Peschedola, Cerri, Lucatelli, Masella, quindi secondo me ha un valore ancora più importante. Perché nonostante... Lunedì scorso abbiamo avuto come ospite il tecnico Iervese, al quale abbiamo chiesto i nomi, ma lui ovviamente non si è sbilanciato, sui questi giovani che potrebbero essere utili per la prima squadra. La domanda la facciamo anche a lei, cioè nel nuovo progetto anche della Serie C ci sarà qualche elemento che arriverà anche dalla vostra primavera, dal vostro settore giovanile? Secondo me ci sono ragazzi che possono far parte della rosa della prima squadra, però poi dipende dalle strategie che il direttore sportivo e il presidente vogliono adottare. È chiaro che se si punta a vincere il campionato, magari i giovani vengono messi un po' da parte, e penso che non sia giusto, non sia corretto, perché se facciamo questa considerazione, lo scorso anno l'Atalanta vinse il campionato di Primavera 1 e di quel gruppo almeno 7-8 undicesimi giocano in Serie A, in pianta stabile, in Serie B. Penso che un paio di ragazzi, 2-3 ragazzi della nostra primavera possano ritagliarsi uno spazio importante in Lega Pro. Però, poi ripeto, bisogna vedere la composizione della squadra, quali sono i piani per poter poi affrontare un campionato di vertice. Adesso è prematuro perché non si conosce ancora né l'allenatore né il direttore sportivo, certo. Quindi però vi posso assicurare che ci sono ragazzi molto ma molto interessanti in questo gruppo. Vorrei coinvolgere gli amici collegati. Alessandro Alberti, perché ancora non si entra nella mentalità, nell'ottica di dare fiducia, proprio concreta fiducia, a questi elementi che a livello giovanile sono considerati davvero delle eccellenze e poi però si perdono e non vengono non buttati, lanciati in prima squadra? Ma anche perché negli ultimi anni sono stati caratterizzati da cessioni di ragazzi anche in età molto giovane, 14-15 anni, sempre per le dinamiche del bilancio. Invece credo che bisogna cercare di invertire la tendenza, e soprattutto, come dice Tonino Di Battista, che saluto, che giustamente non si vuole sbilanciare, però forse questa retrocessione in Lega Pro potrebbe anche far sì che adesso, visto che Pescara il campionato l'ha vinto, qualche ragazzo cominci a stare un po' in pianta stabile in prima squadra. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal fatto che il Pescara i ragazzi più promettenti li ha venduti prima ancora che arrivassero in prima squadra. Questo è stato l'elemento caratterizzante del lavoro del settore giovanile, che hanno fatto comunque loro cose gregge, perché Tonino fa questo lavoro da tanti anni, c'è anche uno staff di persone competenti, e quindi bisogna avere la forza quando hai un ragazzo giovane, ma anche lì è un discorso puramente economico, devi avere la forza di trattenerlo anche quando ti arriva una offerta eclatante e far sì che l'anno successivo questa offerta possa lievitare verso l'alto. Però queste sono strategie che devono partire dalla testa della società. Ecco, Di Battista, c'è Andrea Costantini a proposito di questa novità in C per noi, almeno degli under. Andrea, vuoi chiedere qualcosa? Sì.
chiaro che poi, intanto saluto Antonio Di Battista, è chiaro che poi queste saranno delle decisioni che andranno prese intanto in società nel concordare poi la strategia con chi sarà l'allenatore, chi sarà il direttore sportivo, però c'è la possibilità di fare minutaggio attraverso gli under, attraverso un utilizzo costante degli under. Ecco, Di Battista, il Pescara potrebbe, visto insomma che c'è l'opportunità di monetizzare, potrebbe far ricorso al minutaggio, e in tal senso anche l'utilizzo di ragazzi che arrivano dal settore giovanile del Pescara può essere utile da questo punto di vista? Ah, sicuramente, il problema è che bisogna avere coraggio, se non si ha coraggio sicuramente i giovani vengono messi da parte. Io faccio sempre, riporto come esempio il Milan degli ultimi anni, quando per esigenze economiche mise in prima squadra i vari Donnarumma, Cutrone, Calabria, Locatelli, ragazzi che nell'era Berlusconi non avrebbero mai giocato, però poi giocando hanno dimostrato di poter giocare nella massima serie, sono diventati giocatori di valore assoluto. Ecco, Di Battista, rispetto alla Serie D ricordiamo anche che non c'è l'obbligatorietà in Serie C, mentre in Serie D se non si schierano degli under la partita si perde, in Serie C invece è una scelta che può consentire ai club di monetizzare attraverso l'impiego di ragazzi che hanno una certa età. Assolutamente sì, ci sono società in Serie C che si mantengono esclusivamente schierando giovani, però ripeto, qui bisogna capire che strategia adottare per affrontare il prossimo campionato. È chiaro che per noi, per quanto riguarda il settore giovanile, con la retrocessione sicuramente abbiamo meno appeal perché i campionati sono diversi, però per evitare di bruciare il bosco, come dico io, bisognerebbe risalire immediatamente, altrimenti sarà dura per tenere un settore giovanile come lo è stato in questi ultimi anni, perché vincere due campionati primavera in tre anni e l'anno scorso ci hanno ingiustamente rimandato in primavera 2-2 senza farci fare i play-out che ci spettavano di diritto. Però poi quando si decide a tavolino noi non possiamo fare nulla, così come è stato promosso la SPAL, è stata promossa in Primavera 1, ma senza aver fatto i play-off. Totò, comunque, tu avresti, avendo Di Battista collegato, avresti dato la panchina a Iervese? Ma sì, potrebbe essere una soluzione, ma però bisogna mettersi d'accordo. Qual è l'importanza del settore giovanile per il Pescara? Cioè, questo fatto che la primavera abbia vinto due campionati su tre non è una soddisfazione, è un aggravante, nel senso che è possibile che una squadra che vince due campionati di primavera non riesca a mettere in prima, perché l'obiettivo credo che non sia quello di vincere campionati, ma di arrivare ad un prodotto finito che possa dare qualcosa in più alla prima squadra. Questa è la logica. Anche l'Atalanta vince i campionati giovanili, ma poi vanno a finire tutti in prima squadra, tutti o quasi. E qui non ne esce uno, evidentemente è una politica diversa, cioè una politica che tende essenzialmente magari a ottenere delle plusvalenze dai ragazzi piuttosto che programmare il futuro per la prima squadra. E questo è l'assurdo di questo settore giovanile, che fa un grandissimo lavoro che però poi non riusciamo a vedere per quello che dovrebbe essere utile. Scusa Torino se mi rispondi su questa cosa, perché a me mi sembra una cosa assurda. Ah, vabbè, l'Atalanta negli ultimi anni diciamo un po' meno, perché oltre a Traoré gli altri sono andati a giocare tipo Spezia. No, sono venuti anche da noi, quindi l'Atalanta, voglio dire, Gut, Bellanova, io prima ho fatto l'esempio dell'Atalanta, posso fare l'Inter, posso fare qualsiasi altra squadra che disputano questi campionati per trovare anche dei giocatori, non per fare delle plusvalenze sul lavoro, ma di trovare dei giocatori che possono essere utili, che diventino un capitale della squadra, non una plusvalenza, questo dico io. Sì, altrimenti non mi sembra da male, non è che il campionato è truccato o no, ci saranno e saranno, è un campionato giusto dove sentiamo che esalta i giocatori migliori. Scusami, okay, Di Battista.
solo se manca loro, ecco. No, sicuramente poi è una scelta che deve fare la società, perché magari ci sono giocatori che è giusto che si, diciamo, si mettono sul mercato per monetizzare, per cercare di portare liquidità nelle casse della società. Altri magari, come è stato con Borrelli ha fatto una trafila, ha giocato in prima squadra. Io prima vi dicevo che questo gruppo è orfano di quattro ragazzi che sono stati ceduti in altre società, però chiaramente la società sa, il presidente sa se è il caso di vendere un ragazzo, perché non penso che poi il presidente regali i giocatori alle altre società. Sicuramente viene fatto, cioè vengono venduti per portare denaro all'interno delle casse societarie. Comunque non è un investimento sul giocatore, quello di vendere il giocatore. Scusa, se insisto. Dipende anche dal coraggio, bisogna avere coraggio per mettere dentro i ragazzi. Sicuramente ci sono ragazzi interessanti, perché in passato abbiamo avuto ragazzi che poi sono esplosi più tardi, perché hanno bisogno comunque di un progetto per poter emergere, come sono stati i vari inglesi, giovani. Non è che immediatamente a 18 anni, non tutti a 18 anni riescono a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra, magari hanno bisogno di fare un percorso diverso. Di Battista, però, vi assicuro che il consuntivo della stagione a livello giovanile, a parte questo exploit della primavera? Ma è un settore giovanile che gode di buona salute, peccato per il Covid, perché sicuramente avremmo messo in mostra dei bei gruppi. Oggi abbiamo fatto ad esempio un amichevole con la Roma a Poggio degli Ulivi, è finita 3-3, ma quando nel primo tempo, quando hanno giocato diciamo i migliori, tutti i titolari, vi giocavamo 3-1, ma anche in altre partite abbiamo dimostrato di avere dei gruppi interessanti, a partire dall'under 15, under 16, under 17. Purtroppo però il Covid non ci permette di partecipare a campionati. Comunque, vi state preparando per la prossima stagione, mi sembra di capire. Sì, l'unica cosa è che la prossima stagione sarà diversa da quella dalle precedenti, perché in Lega Pro ad esempio l'under 16 è facoltativo, l'under 15 chiaramente hai bisogno poi di prendere ragazzi da fuori, e i ragazzi da fuori, quando non fai più il campionato di A e B, difficilmente vengono da noi, perché ci sono 40 società che fanno un campionato diverso. Il problema è questo, certo, che non hai più l'appeal. Noi ci proveremo come abbiamo sempre fatto, cercheremo di portare l'eventualità si darà più spazio ai talenti nostrani della regione, per poter creare dei gruppi come abbiamo fatto negli ultimi anni. Bene, grazie ad Antonio Di Battista per questo contributo. Grazie a voi, buona Torino, grazie. Allora, l'ultimo giorno dei nostri ospiti, cosa vi aspettate questa settimana? Perché a fine settimana ci sarà il resoconto di questi primi movimenti estivi. Vorrei ripartire da Paolo Renzetti, Riccardo e un po' tutti, l'ultimo giro. Cosa vi aspettate? Io credo che insomma sia arrivato, anche se il campionato è finito da poco e manca tantissimo all'inizio della prossima stagione, io credo che insomma sia arrivato il momento di dare delle risposte alle tante domande, ai tanti punti interrogativi che ci sono, e quindi io credo che i tifosi si aspettino di sapere a breve chi sarà il nuovo allenatore, chi sarà il direttore sportivo. Adesso non è una questione di 2, 3, 4 giorni o 5 giorni, però è chiaro che insomma dopo un finale così negativo di stagione, dopo due stagioni, come ricordava anche Tonino Di Battista, in cui il Pescara è retrocesso per due volte sul campo, io credo che sia arrivato il momento
di dare delle risposte importanti alla piazza, perché è vero i repulisti, è vero che bisogna ripartire con ambizioni, però bisogna avere dei programmi e bisogna avere una programmazione, perché non bastano solo i nomi. Però io credo che ci sia da fare anche un lavoro, un altro lavoro importante a Pescara, che è quello di ricostruire un ambiente che esce davvero male da queste due stagioni, e credo che questo sia un lavoro altrettanto importante rispetto a quello tecnico della scelta dell'allenatore e del direttore sportivo. Bisogna ricostruire un ambiente, e ovviamente i risultati potrebbero dare una grossa mano in questo. E poi non so se siete d'accordo, quando si parla di repulisti, però deve essere generale, deve coinvolgere anche la squadra. Qui mi sembra che si stanno perdendo delle pedine per scelte e tecniche gestionali, e poi restano probabilmente elementi che sono stati solo dannosi. Mi riferisco a qualche giocatore: Francesco, Riccardo e Alessandro. Francesco. Beh sì, quando abbiamo parlato da tanto tempo di repulisti ci si riferiva soprattutto ai giocatori, già nella passata stagione. Io non conosco di persona Uteri, però l'ho seguito in Serie C, è un allenatore che sa farsi rispettare. Credo che il momento in cui dovesse firmare, se non ha già firmato insieme a Fusco, entrambi chiederanno chiarezza sui programmi con il presidente Sebastiani. Velocemente volevo aggiungere che, e quindi credo che in settimana qualcosa di definitivo ci sarà, volevo semplicemente aggiungere che c'è un vecchio proverbio che dice: volere è potere. Se Di Battista e Iervese, che hanno dimostrato con i fatti di essere competenti, ci dicono che ci sono due o tre ragazzi nella primavera che potrebbero tranquillamente stare in una squadra o in un organico di come quello che il Pescara si appresta a costruire, io non vedo perché non ci possano stare. Se lo dicono, ripeto, due competenti come Iervese, ma soprattutto come Di Battista, che in tanti anni ha dimostrato di avere grossa competenza, mi ripeto. Quindi tutto sta a volere che questi siano in un organico, poi sarà ai ragazzi, all'allenatore, aiutarli a crescere. Riccardo? Ma sai, qua dipende molto dal cognome. Se hai un cognome come Rossi e sei italiano, a 18-19 anni sei una giovane speranza. No, se mi riferivo al fatto di fare rivoluzione, ok? No, ti sto rispondendo. Se sei un 18-19 anni tedesco che viene in Italia, sei già un giocatore affermato che può giocare. Per questo che dipende. Tornando al discorso della Serie C, è molto semplice: se in Serie C non tiriamo fuori i giocatori giovani dal nostro vivaio per giocare, ma vicino chiaramente a dei giocatori di esperienza di Serie C, quindi da questo allenatore che si porterà sicuramente uno zoccolo duro giocatore di esperienza, ma se in un campionato come la C non lanciamo i giovani, mi domando in quale campionato puoi fare giocare questi ragazzi. Questo è molto. E poi sicuramente certezza da parte della società, cioè che venga delineato al più presto un direttore sportivo, l'allenatore, la squadra. E devo dire, come ha detto Totò, non è tanto i nomi, ma l'importante è fare gruppo, fare unione, cioè costituire una squadra, soprattutto fare dei programmi, molto importante, ma soprattutto seguirli e farli rispettare. Alessandro, vuoi chiudere tu? Come la vedi? Le cose che hanno detto i tuoi ospiti, insomma, in particolar modo ciò che ha detto Paolo Renzetti. Sul discorso del repulisti bisogna però anche fare una considerazione oggettiva, cioè ci sono dei giocatori del Pescara che sono gravati da contratti importanti che vengono da due retrocessioni, e quello sarà l'aspetto più difficile, sarà proprio quello di liberarsene, considerando che probabilmente non si potrà dare l'incentivo all'esodo. Però arriverà poi un punto che devi se non sono fuori devono essere dentro, e allora lì cambia il discorso, e devono comunque, come diceva Riccardo, far gruppo e cercare comunque di ripartire. Sul tema dei giovani abbiamo detto sempre tantissime volte che bisogna avere la forza di saperli aspettare, perché poi la cosa che dobbiamo dire, che è fondamentale, è che il Pescara l'anno prossimo il pubblico se lo aspetta come una squadra che debba lottare per tornare in Serie B.
E quindi poi se i giocatori, se dovessero essere impiegati, non risponderanno alle attese, poi si parlerà. Per questo facciamo il discorso sui senatori, perché devono essere utili in campo, non perché sono legati contrattualmente, devono giocare per forza, cioè se sono bravi bene, ma se vivono di rendita per i campionati fatti 5 anni fa non servono. Però verba volante scritta manente, quello è il grande problema. Lo so. Meglio però tenerli distanti, perché farebbero un doppio danno. Quindi lo so, l'abbiamo mai da tanto tempo che stiamo evidenziando questo aspetto a Pescara. E poi sono sempre le solite facce, basta, cioè rivoluzione. Andrea, non so se hai da aggiungere qualcos'altro, abbiamo detto tutto, possiamo chiudere. Gara pirotecnica tra Portogallo e Italia, Portogallo che ha riallungato con Ramos, poi Scamacca per il 3-2, mancano poco meno di 20 minuti e quindi gara molto molto viva. Bene, Alessandro, ti auguro buona estate. Grazie a voi, buon lavoro. Agli altri amici ci rivedremo lunedì prossimo per l'ultima puntata di Replay. Ringrazio Maurizio Daguì in regia, grazie a Totò De Leonardis, Riccardo Clinco, Paolo Renzetti e Francesco Di Francesco. Grazie. Lunedì prossimo, ultima puntata e poi andremo al mare, forse. Grazie a Maurizio Daguì e grazie a voi per averci scelto.